In conclusione, tutta questa situazione, questa vicenda di emergenza, che cosa ci insegna? Ho tanto riflettuto su questo fatto. A me sembra di dover dire, questa epidemia, improvvisa, inattesa, rapidissima, ci fa riflettere. E la prima riflessione è questa. In poco tempo l'Italia, l'Europa e il mondo sembrano in ginocchio. Siamo tutti invitati a fare un grande bagno di umiltà. Non siamo i padroni del mondo. Siamo piccoli. Siamo fragili, siamo molto spesso aggredibili, per questo dobbiamo darci la mano gli uni con gli altri e soprattutto aggrapparci al Signore. Maria Teresa diceva, Dio è la trave che tiene in piedi il tetto. Se togliamo la trave, casca il tetto. Dobbiamo aggrapparci al Signore, questo è il primo grande invito. Secondo grande insegnamento, sentivo ieri in un'intervista radiofonica un giovane che ha detto, se mi togliete la partita di calcio, se mi togliete la discoteca, cosa mi resta? Cos'è lo scopo della mia vita? Ecco la grande riflessione. Dobbiamo ritrovare l'essenziale. L'essenziale non è il divertimento, l'essenziale non è il denaro, l'essenziale non è il successo. Nel 1970, per raccontare un particolare che può far riflettere, Mario Soldati, un buon giornalista, andò in Svezia per cantare il paradiso svedese e rimase diversi mesi in Svezia. La conclusione fu un libro, ancora si può trovare, che ha questo titolo, I disperati del benessere. E Mario Soldati dice in quel libro, è una società organizzata in maniera meravigliosa, però lì manca qualcosa, c'è il più alto tasso dei suicidi, lì manca qualcosa, non ha avuto il coraggio di dire lì manca Dio. E Dio ci è venuto incontro. Ci è venuto incontro in Gesù, non siamo soli nella bufera, nella barca c'è Gesù, purché lo svegliamo. E Gesù ci ha dato la formula della felicità. Sempre Maria Teresa diceva, nei paesi del benessere la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Qual è la formula della felicità? È il comandamento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Il comandamento dell'amore ci mette in comunione con Dio. Ci fa una trasfusione della vita di Dio e quando siamo in comunione con Dio siamo felici. Penso che una volta disse a Maria Teresa, era il 22 maggio 1997, la madre morì il 5 settembre successivo, l'ultima volta che l'ho visto, l'ho vista, era faticata, stanca, madre, prende anche lei qualche giorno di ferie, ma lo dissi scherzando. Maria Teresa mi guardò con occhio severo e mi disse, caro Vescovo Angelo, non ho bisogno di ferie. Perché i miei giorni sono tutti festivi. Fare del bene è una festa, ricordatelo, è l'unica festa. E concluse, un giorno o l'altro potessi sentir dire che Maria Teresa è morta per schianto del cuore. Mi potrebbe schiantare il cuore per troppa contentezza. Gesù ce l'aveva detto e anche questa epidemia ci conferma l'insegnamento di Gesù.